premetto che non so disegnare e mai avrei mai pensato di creare qualche cosa con i colori, buttare giù qualcosa di che ti viene distinto con le varie materie. Per 30 anni ho fatto il vigile urbano nel comune di Firenze, nella città di Firenze, e questo mi ha permesso di amare la mia città, perché è veramente una città che è unica nel mondo, specialmente quando la notte si faceva il servizio di trovarsi in queste strade, nelle piazze di Firenze, vedere tutti i particolari, i tabernacoli negli angoli. Questo ti forma un certo pensiero nella tua mente, che poi si vede che anche questo ci ha influito alla tenera età di 70 anni. E ho incominciato veramente, mi è ritornato in mente queste cose e ho ricominciato veramente a fare che mi veniva a mente. Non la chiamo pittura, non lo so nemmeno come chiamarla. E la partenza è influito molto quel giorno sulla barca nel Viale Belfiore. Questo è un ricordo che io ho dell'alluvione di Firenze del 1966. Dalla fortezza con una barca siamo arrivati fino a Porta Prato, poi la corrente ci riportò indietro, eravamo in due. E vedere quest'arno, quest'acqua scura con questo cielo cupo, di lì mi partì la voglia, mi è partito dopo tanti anni, mi è partita la voglia di ricreare quei momenti. Questa è la visione del fiume Arno, cioè diciamo dell'acqua venuta fuori dal fiume Arno nel 1966 durante l'alluvione di Firenze. Questa base in basso è proprio l'acqua nera della nafta che c'era mescolata in tutti i detriti, e questo cielo cupo che scarica pioggia a non finire su Firenze. La prima cosa quando entro dentro questo magazzino, chiamiamolo così, dove io ci lavoro, è di aprire il giradischi, mettermi sopra un disco di Chopin e lì ascoltarlo mentre io lavoro. Questi sono colori che io uso con il vinavil. Questa polvere la mescolo insieme al vinavil e mi dà questi colori nuovi, questi colori per conto mi vengono molto belli. Una volta che ho ricominciato a creare un po' di quadri, non le chiamo opere perché io proprio non mi sento per nulla né artista né maestro né niente. E tramite amici comuni ho conosciuto una persona che ha un bellissimo ristorante nella zona di Santo Spirito, dove poi, fra l'altro, te hai visto i quadri esposti e che ci siamo conosciuti. Lì ci sono andati e ho avuto anche delle piccole soddisfazioni, anzi per me grandi, perché non mai avrei pensato che queste mie cose piacessero alla gente. Per me è stata veramente una sorpresa. Te l'hai potuto constatare con i tuoi occhi
tant'è vero che dopo mi ha cercato per farmi questa intervista. Altri amici e altri conoscenti mi hanno fatto i complimenti direttamente a voce. Questo mi ha fatto molto piacere. Incomincio un pochino a crederci, un pochino, non tanto, ma un pochino ci credo e cercherò di andare avanti. Entrato nei vigili urbani, facendo servizio in Palazzo Vecchio molto spesso e anche le notti in Palazzo Vecchio, dovevamo fare i controlli per le stanze. Prendevamo il mazzo dei chiavi in due e incominciavamo a girare per le varie stanze di Palazzo Vecchio. E lì ci sono delle cose incredibili, perché tu trovavi delle botole e entravano nell'intercapere dei muri, talmente che sono sconosciute alla cittadinanza, che però noi, avendo le chiavi, si aveva questa possibilità di poter entrare dentro. Tant'è vero che una notte una botola ci si è chiusa dietro e siamo rimasti lì intrappolati nella polvere fino alle 6 della mattina con le divise bianche, che erano diventate nere dalla polvere che si era presa addosso. Ecco, tutte queste cose dopo ti aiutano nell'interno, nell'interiore, ti aiutano a... ti viene la voglia di creare un qualche cosa, di ributtarle fuori, non so nemmeno come spiegarmi. Ecco, e qui sono le visioni che io ho e ogni tanto cerco di buttare fuori. Dice, ma che diciamo a che vedere con quadri tu fai? Non lo so. Io la mattina mi alzo, per esempio, non ho impegni, diciamo, di famiglia, che faccio? Vado nel garagino e lì qualcosa mi nasce sempre. Messa la musica, che cosa mi nasce? Comincio a preparare i fondi, poi di lì qualche cosa mi viene sempre. Io penso che sia un po' un riposo mentale, perché l'ispirazione nasce improvvisa, non è che ci abbiamo una scadenza. Niente, può venire la mattina, il pomeriggio. L'importante è trovare questo momento di tranquillità, ecco. E se voglio vado lì, che sono tranquillo, arrivo a fare qualche cosa. È un po' anche, mi farà anche un po' una sfida fra te e le persone che vedono che ti ha fatto. Siccome io non ci credo, aspetto un po' il giudizio anche di coloro che vedono i quadri, vedono quello che io ho fatto. E va a finire che ci dovrò credere. Sarebbe bello.